Davanti a una cornice di pubblico da categoria superiore con oltre 2.000 persone sugli spalti finisce senza vincitori né vinti il derby di altissima classifica tra L'Aquila e Avezzano. Rosso-blu e bianco-verdi infatti si spartiscono la posta in palio pareggiando per 1-1. Nella sua 4-3-3 Federico Giampaolo sceglie Acosta centravanti supportato da D'Ercole e Palumbo. Antonio Torti dal canto suo può contare sul capocannoniere Dos Santos e gli affianca Braghini e Di Paolo. La cronaca, due minuti e l'Avezzano si fa vedere con Besana che dal lato corto dell'area scocca un tiro cross radente e violento che però si perde sul fondo. Nel prosieguo della frazione le squadre si affrontano a metà campo senza avere i sussulti almeno fino al 37esimo, quando sul fronte L'Aquila ci prova Simoni con una sventola dai 20 metri che però non c'entra lo specchio della porta difesa da Di Girolamo. Ripresa, L'Aquila al quarto d'ora si mette 4-4-2 con l'ingresso di Ranieri che va ad affiancarsi ad Acosta e gli esterni di Mediana che si alzano con continuità. Al minuto 24 i rossoblu costruiscono una buona palla gol, ma l'inzuccata di Acosta non trova lo specchio della porta. La risposta biancoverde al 29esimo è affidata a un piazzato velenoso di Dos Santos che col sinistro scheggia l'incrocio dei pali. Sul ribaltamento di fronte L'Aquila va un passo dal vantaggio. Acosta fa la sponda per la corrente d'Ercole che esplode il piattone, ma trova l'intervento miracoloso di Di Girolamo che a due mani tiene la partita sullo 0-0. 0-0 che si sblocca a 5 dalla fine con il vantaggio dell'Aquila. Invito dalla sinistra, la retroguardia avezzanese si perde Bedin che sguscia verso il secondo palo e dalla corta distanza fredda Di Girolamo facendo esplodere i tifosi dell'Aquila. L'Avezzano non ci sta e si mette 4-2-4 con l'ingresso di Pendenza. L'Aquila tiene, il direttore di gara Collier di Gallarate segnala 4 minuti di recupero, salvo poi allungare l'extra time fino a 8 minuti e proprio all'ultimo assalto l'Avezzano trova l'1-1. Il portiere ospite Di Girolamo, dopo aver abbattuto Ranieri, che però era in fuorigioco, batte veloce la punizione della disperazione, fase convulsa con il pallone che arriva fin dentro l'area rosso-blu. Nessuno libera e il più lesto di tutti è Dos Santos che piazza la zampata vincente e rimette in parità la partita. Finisce così ora per le due squadre, poco riposo. Mercoledì infatti l'Eccellenza torna di nuovo in campo. L'Aquila andrà a Città Sant'Angelo, ospite dell'Angolana. L'Avezzano sarà impegnato invece con il Capistrello. Noi quando ho alzato il recupero erano 4 minuti e la partita è finita al 53esimo, per cui se c'è un regolamento bisogna applicarlo bene, se no diventa una farsa. Io non ho fatto nemmeno sostituzioni perché la partita era finita, per non dare vantaggio all'Avezzano degli altri 30 secondi, ma se andiamo a rivedere il finale è assurdo, perché quando un portiere viene, la squadra avversaria viene a saltare, di conseguenza lì la partita è finita e continuato a giocare. C'è stato il fallo del portiere su Ranieri che era da espulsione. Ha continuato a giocare e giustamente poi abbiamo preso quel gol, tra l'altro anche nella mischia, ciccato anche da Dos Santos. Però il regolamento bisogna rispettarlo. 4 minuti, la partita era finita. Non so perché lui abbia dato altri 3 minuti di partita, giustamente poi abbiamo preso gol, ma io la squadra sinceramente oggi non posso rimproverare nulla, anzi, perché è una partita difficile, loro non hanno fatto un tiro in porta, è una squadra che gioca, però prendeva la palla il difensore, la buttavano lì sulle seconde palle, per cui è anche difficile giocare perché era una partita di contrasti, di determinazione. I miei ragazzi l'hanno interpretata bene. È una grande beffa perché la partita l'avevamo in pugno, l'abbiamo vinta. Poi non so l'arbitro cosa gli è passato per la testa, mi dispiace, ma noi l'abbiamo persa sinceramente per colpa dell'arbitro. Ci sono una serie di atteggiamenti, una serie di fischi arbitrali che dall'inizio del campionato purtroppo non stanno rendendo merito a questi ragazzi che in tutta la settimana sputano sangue, la domenica non tirano mai indietro la gamba. Voglio ricordare quanti infortuni abbiamo avuto, questo vuol dire che i nostri ragazzi non si stanno assolutamente risparmiando, ma stanno dando il 120%. E più che noi loro meritano il rispetto dovuto dalla terna arbitrale e da ciò che succede durante la domenica. Voglio ricordare domenica scorsa un gol totalmente regolare, lo abbiamo postato su Facebook, di Ravanelli, fischiato un fuorigioco inesistente.
Voglio ricordare oggi probabilmente due rigori non dati. Voglio ricordare oggi probabilmente un'espulsione del portiere non sanzionata. Voglio ricordare oggi i minuti di recupero che sono stati abbondantemente superati, perché la partita è finita al 53esimo. A fine partita ci dicono addirittura il guardalinee: ho detto all'arbitro che la partita era già finita, l'arbitro non mi ha ascoltato. Noi non recriminiamo sui punti, noi siamo contenti della classifica che abbiamo, ma chiediamo rispetto per i ragazzi che ogni domenica mettono la gamba in ogni singolo contrasto. Quindi chiediamo che, a prescindere dalla simpatia e dall'antipatia, che possa essere personale o di squadra, ci sia giustizia sportiva. Noi abbiamo fatto, come hai detto tu, secondo me un ottimo primo tempo, dove abbiamo sfiorato in qualche occasione di fare gol. Loro, nel momento in cui è entrato Ranieri, che hanno messo questi due fisici davanti, scavalcavano il centrocampo e diciamo che lì siamo andati un attimino in difficoltà. Però se noi poi andiamo a vedere, tranne la parata di Girolamo, cioè, il gol è scaturito su una palla sporca, diciamo, no? Però io penso che i derby sono anche, come si dice, le partite che escono sono anche queste, perché sono talmente sentite queste partite che ovviamente chi è che magari poi il gioco ne risente, no? Perché è talmente importante la posta in palio che magari le squadre non volevano perdere. Io dico che sia l'Aquila che l'Avezzano sono due ottime squadre e fino alla fine lotteranno ambe due per cercare di vincere il campionato. Aveva dato 4 minuti di recupero, poi c'è stato l'infortunio del, credo, Lucarino, se non sbaglio. Vabbè, a prescindere da chi fosse stato per terra, secondo me è un po' troppo esagerato il fatto di perdere tempo. Ha dato 2 minuti di più e noi a quel secondo minuto abbiamo fatto gol. Quindi ci può stare. Io credo che, a parte invertita, avrebbe fatto la stessa cosa l'Aquila. Quindi certo. Credo che sia una cosa normale.